grande invenzione, questa del web, questa del mondo virtuale, che permette a noi del mondo delle ombre di riapparire a voi mortali per rettificare quello che si dice di noi dopo che siamo morti. Io sono William Shakespeare e ho deciso di fare quello che hanno fatto tanti altri, a partire da Sisifo, a partire da Nietzsche, che anche loro sono apparsi sulla rete in maniera virtuale per rettificare varie cose sbagliate sul loro conto. E io vi dico francamente che sono stanco, io, William Shakespeare, sono stanco che qualcuno, per pubblicare un libro, per pubblicare un articolo, continui a dire che io non sono esistito e che le mie opere, le mie commedie, le mie tragedie sono frutto ma di questo, ma di quell'altro. No, io sono proprio esistito. Le tragedie e le commedie che vengono accreditate a me sono proprio le mie. Sì, è vero che un certo Robert Greene, era un mio coetaneo Robert Greene, non ha avuto il mio stesso successo. Siccome era invidioso, diceva che io ero come una specie di cornacchia, di corvo, che si faceva bello con le penne altrui. Cioè lui voleva dire che io non le ho mai scritte le trame delle mie commedie, delle mie tragedie. Sì, lui ha ragione. Io ho tratto ispirazione dalla storia, però ho rivestito di poesia, di alta poesia, il linguaggio della tragedia e della commedia. Ma quanti di voi giornalisti che continuate a dirmi che io non esisto, non sono esistito, le mie opere sono il frutto di qualche gruppo di cortigiani della corte di Londra, ma quanti di voi vorrebbero dare ai loro titoli opere come e titoli ai vostri articoli titoli come quelli di alcune mie opere, come Le allegre comari di Windsor, La bisbetica domata, La commedia degli equivoci, La dodicesima notte, Molto rumore per nulla, Pene d'amore perdute, Sogno di una notte di mezz'estate, Tutto è bene quel che finisce bene, Sogno di una notte di mezz'estate. Ma quale altro commediografo, quale altro drammaturgo ha mai inventato un titolo così bello? Sogno di una notte di mezz'estate. Già basta il titolo per capire quanto è bella la commedia. E poi, benché voi continuate a dire che io non sia esistito, si fa un po' nei miei confronti quello che viene fatto col povero Omero. Già mi sono messo d'accordo con Omero per dirgli anche lui di venire a parlare ai mortali, per rettificare i libri di storia. E poi stavo dicendo, voi dite che io sono esistito o non sono esistito, eppure continuate a citarmi. Una delle mie tragedie più citata è l'Amleto. L'Amleto è una delle mie più belle. È una tragedia, certo, però la frase fragilità, il tuo nome è donna, è mio. È mia la frase, fragilità, il tuo nome è donna. E poi io so che quando è iniziato il movimento femminista me ne avete detto di tutti i colori, le donne me ne hanno dette di tutti i colori per questa mia affermazione. Cioè è una frase che dice Amleto, fragilità, il tuo nome è donna. E Marcello, sempre nell'Amleto, non dice c'è qualcosa di marcio in Danimarca? Sarebbe che come se voi per esempio, voi in Italia diceste c'è qualcosa di marcio in Campania, tanto per capire, c'è qualcosa di marcio in Campania? È diventata una frase immortale questa. E l'altra frase che dice ancora Amleto? Vi sono in cielo e in terra assai più cose di quante ne sogni la tua filosofia, che voi cari la usate in continuazione per tappare la bocca ai grandi, ai sapientoni. Allora gli dite,
taci, ci sono più cose in cielo e in terra che non in tutta la tua filosofia. E poi? C'è del metodo in quella follia? Scaltra follia? L'ho inventata io. E essere e non essere? Essere o non essere? Morire, dormire, sognare forse? E la più bella definizione del luogo dove mi trovo io? La terra sconosciuta dalla quale mai nessuno è tornato. E poi? Poco dura l'amore delle donne, anche questa è una frase che dice Amleto, eh? Poco dura l'amore delle donne. Ricordatevelo voi, ricordatevelo, perché quando io scrivevo le commedie, le tragedie, mica erano nati ancora quelli che avevano fatto delle ricerche sul matriarcato, quando le donne non erano per niente fragili, e sono venute dopo di me le ricerche sul matriarcato, ha cominciato il Bachofen con Das Mutterrecht. Ma eravamo già nel 1850, io sono morto nel 1623, voi capite, vero? E ai miei tempi si pensava che il matriarcato fosse sempre esistito, per cui ho potuto dire fragilità, il tuo nome è femmina, poco dura l'amore delle donne. Quante me ne hanno dette le femministe poi, quante me ne hanno dette. Vabbè, però il motivo essenziale per il quale io sono qua, sono apparso sul web in maniera virtuale, è proprio quello di precisarvi che io sono esistito davvero, e piantiamola con questa storia di voi giornalisti che quando non sapete che cosa scrivere per attirare l'attenzione degli lettori tirate in ballo che io non sono esistito e ne inventate di tutti i colori. È ora di finirla, finitela, scrivete delle cose serie che abbiano un fondamento. Presto dirò al mio amico Mero di apparire pure lui sul web, va bene cari mortali? Io sto nel mondo delle ombre, sto benissimo e vi aspetto. Tanti saluti da William Shakespeare.